incontri dove la gente viaggia e va a telefonare, col dopobarba che sa di pioggia e la 24 ore, perduti nel Corriere della Sera, nel va e vieni di una cameriera. Ma perché ogni giorno viene sera? A volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tarli, perché ha paura del sesso per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro, o perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero, Dio delle città e dell'immensità. Se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più con nevrosi e gelosie. Perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Ci sono uomini soli per la sete d'avventura, perché ha studiato da prete o per 20 anni di galera, per madri che non li hanno mai spezzati, per donne che li hanno rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi.